Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto l'altro, andremo a giocare con un'arma sia vecchia che nuova, ovvero un'arma che abbiamo già conosciuto, che abbiamo già visto, che è stata introdotta nel gioco tempo fa, ma che con questa stagione è stata un po' stravolta grazie appunto all'aggiunta del catalizzatore. Sto parlando proprio dell'arco esotico Demonio della Trinità, che se non sbaglio è stato aggiunto con Forsaken e che appunto di per sé nessuno si era mai calcolato più di tanto, perché essenzialmente come arco in crudiolo non è che avesse tutta questa utilità. Tuttavia il suo ruolo è stato stravolto completamente dal catalizzatore che è stato aggiunto con questa stagione. Per quanto riguarda il perk intrinseco di quest'arma, questo ci permette di far dividere la freccia in tre frecce più piccole, frecce che andranno tutte nella stessa direzione, quindi la propagazione di queste tre frecce diminuirà all'aumentare della tensione dell'arco. Di conseguenza, per avere un colpo unico che andrà in una sola direzione, dovremo tendere l'arco fino alla fine, altrimenti il colpo si dividerà e le frecce andranno un po' dove gli pare. Ma questa è una cosa che andremo a vedere poi dopo. Il vero perk di quest'arma, quello che poi ci interessa per il catalizzatore, è parafulmine, ovvero le uccisioni precise provocano fulmini concatenanti al colpo successivo. Cosa significa? Che appunto quando facciamo una kill precisa con questo arco, il colpo successivo diventerà una sorta di granata saettante, che quindi andrà a concatenare i fulmini ai nemici intorno. E in più però questi fulmini si concateneranno anche tra i nemici, quindi è veramente una cosa molto molto buona. Diciamo che è una saettante con la rete elettrica. Il prodigio di quest'arma, il catalizzatore, stravolge completamente questo perk, perché ci permette di attivare parafulmine per qualsiasi tipo di kill ad arco, quindi che sia una kill fatta in testa con l'arco, al body con l'arco, fatta magari con una granata, con un corpo a corpo, con un'altra arma ad arco, qualunque kill ad arco. Ora, c'è sicuramente da dire che secondo me il vantaggio più grande che dà questo catalizzatore è il fatto, sì ovviamente che tutte le kill ad arco attivino il perk, una cosa di cui comunque mi sarei accontato lo stesso sarebbe stata se anche le kill al body avessero attivato il perk, perché secondo me è questo il grande cambiamento. Poi ovvio, la partecipazione tra virgolette di granate corpo a corpo e qualunque cosa sia ad arco è decisamente gradita. Questo si è attivato il perk e questo è il perk, qualcosa di devastante, perché io la freccia l'ho sparata totalmente a cazzo, però essendo una saettante tutti i 150 danni, perché sì, una freccia caricata fa 150 di danno, che è veramente un casino, gli sono entrati ed è spettacolare, perché tra l'altro se fosse stato più di uno come quello là, non l'ho preso, se fosse stato più di uno come in questo caso, i danni sarebbero comunque entrati tutti. No. Quindi anche se abbiamo un sacco di persone davanti, idealmente riusciamo a fargli veramente tanto 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 male. Certo, sicuramente una pecca è il fatto che se abbiamo il perk attivo e non killiamo, poi la freccia dopo non è attiva. Quindi probabilmente da questo punto di vista sarebbe stato carino se il discorso potesse essere cumulativo. Quindi per esempio se magari io faccio due kill di fila con il corpo a corpo, così, sarà una, vabbè, con il corpo a corpo, magari mi mette da parte due frecce, come per esempio per lo Sturm che c'ha il corpo caricato. Questo non l'ho visto, mi sono spaventato. A mio parere comunque questo era un catalizzatore che andava aggiunto, perché il Demonio della Trinità è sempre stata un'arma che in PvP non ha mai avuto un ruolo, perché essenzialmente avendo questo perk del colpo triplo, che non è un vantaggio ma anzi secondo me è un grande svantaggio, e adesso vi spiego anche per quale motivo. Dicevo, secondo me è un grande svantaggio per il semplice fatto che non possiamo avere un colpo magari sparato un po' più rapidamente se per esempio ci pusha qualcuno e non abbiamo tempo di caricare a pieno la corda. Un colpo sparato un po', magari anche in hipfire, però insomma sparato rapidamente, sparato istintivamente, è molto comodo. Io qua non voglio pushare perché... Sei morto dopo, sei una persona orribile! E quindi appunto con questo fatto che dobbiamo tenere per forza la corda al massimo se vogliamo sparare un colpo decente, sicuramente perde molto come arco. Già l'arco è un'arma molto lenta, ma molto molto lenta, dato che appunto ci mette veramente tanto per killare. In più con questo discorso sicuramente perde parecchio rispetto anche agli altri archi. Quindi il catalizzatore gli dà sicuramente quel vantaggino in più che in qualche modo lo rende sicuramente diverso dagli altri archi, perché è indubbiamente diverso dagli altri archi.
E però in qualche modo riesce a riequilibrare le cose, forse. Ovviamente non è un'arma per niente dinamica, rimane un arco, quindi un'arma molto statica e molto lenta. E quindi sinceramente io in un 6v6 non vedo molto utile. Magari in un 3v3, però comunque secondo me non è tra i migliori archi che esistono. Se proprio vogliamo utilizzare un arco in un 3v3, io consiglio di scappare perché qua sono morto. Dicevo, comunque, se volete utilizzare un arco in 6v6, io vi in 3v3 io vi consiglio un ammazza draghi o il lemonar, che comunque tra gli archi sono probabilmente i migliori. Ma rimangono comunque archi, che c'è da considerare. Pochissimo, spero preso. Ho preso per perché sì. Oops, you're dead, boy. Il fatto è che tuttavia il perk quando prendiamo non serve a niente, nel senso che se prendiamo in testa il colpo comunque fa 150 di totale. Forse un minimo di più, però alla fine servono comunque due frecce per uccidere. E penso ne basti comunque una in testa e una in body. Quindi frate, cioè, questa era la mia kill però, eh. Comunque c'è da dire che con questo catalizzatore è diventata un'arma sicuramente divertente, che probabilmente magari un titano con maggiore esperienza, che quindi è più abituato a giocare di pugno, potrebbe riuscire a utilizzare anche meglio, perché il perk si attiverebbe molto più spesso. Non cascare, non morire. No, non credo. Mori, no, famoso bestiale. Certo, però io non la consiglierei come arma competitiva. Anche come vi ho detto prima, se vi piace utilizzare gli archi in modalità un pochino meno... Porca puttana, non l'ho presa. In modalità un pochino meno frequentate, vi consiglio appunto ammazza draghi o magari le monete, che sono nettamente meglio. Non ho fatto la sfarionetta. Però è sicuramente divertente, ho visto che tanta gente riesce a utilizzarla anche abbastanza bene, perché essenzialmente si è riuscita a attivare continuamente il perk, quindi è essenzialmente a killare parecchio. Poi l'arma diventa veramente molto molto forte, perché essenzialmente diventa un lanciagranate. Penso che nell'ultimo minuto ho detto essenzialmente massimo 26 volte. L'ho preso, incredibile. No, qua no. No, il veleno no. Sì. Perché comunque c'è anche da dire che l'arco è un'arma che la maggior parte delle kill non le fa di colpi di grazia, ma le fa di assist. Per quale motivo? Perché comunque l'arco è un'arma con una cadenza molto bassa, ma proprio molto 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 bassa, non ho capito perché non ho il tempo. E di conseguenza, quando spariamo un colpo che ha un danno così alto e che con 150 lascia praticamente one shot l'avversario, è facile che arrivi qualcun altro e che ci dia la kill. Poi effettivamente la kill c'è la danno, però colpo di grazia no. Okay. Quindi sì, il catalizzatore lo rende sicuramente più forte e abbastanza divertente, ma non è che riesca a sovrastare più di tanto la natura di un arco. Comunque ha un time to kill molto basso, è sicuramente fastidioso, eh? Perché se usato bene, magari nascondendosi dietro a qualche riparo quando carichiamo la freccia, è sicuramente molto fastidioso, perché è difficile da counterare. Però rimane comunque un arco, quindi soprattutto in 6v6 secondo me non è che sia un'arma più di tanto forte, a meno che non la detenga. A quel punto abbiamo il perk, signore, abbiamo il perk. No, no, però scusa, no. Non c'è nessuno. Ok ragazzi, quindi questo catalyst è sicuramente molto molto divertente e dà un notevole vantaggio all'arma. Tuttavia l'arco rimane sempre un arco, e di base secondo me la scelta di fare il colpo separato è stato un grandissimo errore.
Non capisco sinceramente quale sia l'obiettivo, perché non è che non dà assolutamente un vantaggio, e per essere un arco esotico, alla fine il fatto che mi spara la freccia tripla sovrasta decisamente il perk, che senza catalizzatore già si attiva molto molto raramente, perché comunque bisogna fare una kill precisa, quindi non è facilissimo con un arco, come abbiamo già visto. Con il catalizzatore sicuramente si attiva più spesso, dà un notevole boost, ma non risolve assolutamente il discorso della tripla freccia, che è veramente veramente molto scomodo. In confronto a un Lemonarch o a per esempio un ammazza draghi, è veramente inferiore, ma di molto. Tuttavia il catalizzatore ha sicuramente degli utilizzi molto molto interessanti, quindi non so, fatemi sapere nei commenti come vi trovate voi, se avete droppato il catalizzatore, se l'avete provato e se appunto riuscite a farci qualcosa di molto carino, perché ho visto che comunque si può fare. Come avete visto, lanciare magari frecce dietro a un muro, non avendo una linea diretta di tiro, potrebbe essere in qualche situazione un'ottima mossa. Quindi ragazzi, detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate like, commentate, condividetelo e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.